Si parte con la sorpresa, Massimiliano Guidetti in panchina, Matteo Chinellato titolare dal primo minuto di gara. Il minuto di raccoglimento in memoria di Luca Sanna, l'alpino scomparso martedì scorso in Afghanistan, e adesso si va con la partita. Arbitra Luca Pairetto, figlio d'arte. Pronti, via, ed è subito il Monza che cerca di farsi vedere su questo cross di Kemaly, il colpo di testa di Ferrario, pallone sopra la traversa. Undicesimo minuto, ci prova la Reggiana con Alessi, il sinistro dai 25 metri, colpisce male, palla lontanissima dalla porta. Attenzione, il lancio per Ferrario, Ferrario si beve Zini, lo infila in tunnel, converge, May riesce con l'aiuto di Manfredini a deviare il pallone, pallone che va a incocciare il palo e termina sul fondo. Un rischio terribile per la Reggiana. Aia, colpo di testa sull'angolo di Alessi, pallone che termina abbondantemente fuori, e adesso è tutto Monza. Con il colpo di tacco, il rinvio di testa di May, guardate la sventola al volo di Jacopini, vola Manfredini a deviare in calcio d'angolo. 35esimo minuto, azione di contropiede, la Reggiana si porta in avanti e subisce immediatamente il contropiede del Monza, rimedia alla grande May e poi Manfredini, e così la Reggiana si salva. Fiuzzi non ci arriva sull'angolo di Prato, non ci arriva di testa da sottomisura, e al 43esimo minuto calcio di rigore. Allora attenzione, entra in area Jacopino, servito dal colpo di tacco di Ferrario, su di lui va Saverino che lo aggancia con il piede sinistro, lo trascina a terra, l'arbitro è a un metro, si fa fatica a contestare la decisione dell'arbitro, guardate dove l'arbitro, è lì, vede tutto e dice calcio di rigore. Attenzione a Manfredini, parato, Manfredini che va a strappare il pallone dai piedi di Ferrario. La Reggiana si salva grazie al proprio portiere che compie un autentico miracolo sul calcio di rigore e sulla successiva ribattuta di Ferrario. E qua finisce il primo tempo. Si dice speriamo in una Reggiana migliore nella ripresa. La Reggiana migliore c'è, però anche il Monza. Calcio di punizione per questo fallo di Viapiana su Campisi. Punizione di Jacopino, Manfredini si tuffa, va a respingere il pallone in fallo laterale. Jacopino si accentra e con il sinistro cerca la porta, pallone di poco, sorvola la traversa. 13esimo minuto, annullato gol ad Aia. Più che gol annullato, l'arbitro ha abbondantemente fischiato prima. Perché? Beh, perché sul calcio di punizione direi che la posizione di Aia è decisamente irregolare. Fuori Alessi e dentro Nicolas Bovi, tutto questo al 14esimo minuto. Jacopino, taglio sull'allungo di Campisi, incrocia dalla parte opposta, ma il tiro è debole, facile l'intervento del portiere della Reggiana. Esce Aia, entra Arati, 20esimo minuto, 23esimo, si fa vedere la Reggiana. Attenzione, grandissima azione di Romizzi, guardate come va a sradicare il pallone dai piedi di Fiuzzi. Romizzi vede Viapiana, gli appoggia il pallone, Viapiana cerca la coordinazione, come calcia male e il pallone termina sul fondo. Peccato, perché questa sarebbe stata veramente, è stata una ghiotta palla gol per la Reggiana. Viapiana però calcia malissimo, c'era anche Temelin solo sulla destra. Gambadori servito in profondità dal solito Jacopino, guardate Jacopino, op, il tocco per Gambadori, grande l'intervento di Manfredini che riesce a ribattere con la manona aperta. Guardate come bravo Jacopino, colpo di tacco quasi a servire in profondità e poi reattivo al massimo Manfredini. 40esimo, c'è un'altra sostituzione, Temelin e Guidetti, e poi al 40esimo la punizione di Lanna per Guidetti. Guardate come bravo Guidetti ad andarsene sulla sinistra, di controbalzo il traversone, Romizzi, tiro cross, liscia Fiuzzi, Chinellato non trova la coordinazione per andare su questo pallone. Ferrario si libera di Zini, va sul fondo,
si libera dalla marcatura di Zini e riesce a esplodere il destro. Buon per noi che ancora una volta Manfredini è veramente molto attento e molto reattivo. Espulsione di May, 45esimo minuto, eccolo qua, rientra dalla posizione di fuorigioco Aubameyang e poi May e Aubameyang vengono a contatto. Calcio di punizione per il Monza ed espulsione per May. Ma perché? Dice il, si chiedono tutti al guardalinee. L'espulsione è stata decretata per fallo da ultimo uomo su un'azione ritenuta importante dall'arbitro. Se poi lo andiamo a rivedere, qui c'è anche l'ammonizione. Allora, attenzione, innanzitutto il fallo netto di Aubameyang, guardate che piazza il braccione sul petto di May. Poi May si appoggia, forse si appoggia, ma insomma il fallo sembra veramente minimo, il contatto minimo. Severino dice: ma perché? Fallo da ultimo uomo. Andiamola a rivedere. Ecco, già c'era da discutere, ecco, vedete, il portiere stava uscendo, l'arbitro ha ritenuto questa azione importante. Fiuzzi di testa sulla punizione di Gambadori, pallone che termina sul fondo. 49esimo minuto, proprio in chiusura, 49 minuti e 30 secondi di cronometro, fuga e cross dalla sinistra di Chinellato e salva Fiuzzi in anticipo su Guidetti e proprio su questa azione l'arbitro manda tutti negli spogliatoi. E la partita termina con le due squadre sullo 0-0.